Eccoci qui in un nuovo video. È arrivata l'ufficialità da parte del Gubbio di Alessandro Sbaffo, giocatore che io conosco. Mi ricordo quando giocavamo in Serie B, ci segnò anche con l'Ascoli. Davvero, questo è davvero un ottimo colpo, direi. Ecco, questo è una cosa che dovrebbe imparare a Roma, posto di fare tutte le conferenze stampe, quello, quell'altro, tante chiacchiere. Fammo come il Gubbio, che momenti ha finito la squadra già prima del ritiro. Già prima di cominciare il ritiro, più fatti e meno parole, perché c'è bisogno, soprattutto nell'aspetto della Roma, c'è bisogno di tanti fatti e tantissime e poche parole, come diceva anche Nino Manfi in un medico in famiglia. Porca troia, due parole in troppe e una in poca, adesso non mi ricordo se dice così, ma comunque ci siamo capiti. Andiamo a leggere, però, le caratteristiche tecniche: centrocampista offensivo destroso, destorso, quindi mi sa che anche poi le fa anche, insomma, non ho capito come gli sia destroso. Può giocare come trequartista, come mezzala, come esterno e centrocampo. La ricorrenza è stata impiegata anche come esterno d'attacco. Ha giocato anche in Serie B, infatti, come dicevo prima, mi ricordo la prima partita in casa, se non sbaglio, era con l'Ascoli, ci segnò anche 3-2, mi pare finì quella partita per loro. Segnò anche Papawaigo, mi ricordo bene, ed è davvero forte. Ha giocato parecchi anni in Serie B, per me è un ottimo colpo. Ringrazio sempre il presidente, che nonostante non siamo chissà quanto forti economicamente, ci regala sempre degli ottimi colpi, sperando però che si renda utile alla causa e non faccia magari come Campagnacci, che onestamente non ha fatto chissà che, anzi. Mi aspettavo molto molto di più da lui. E però, vabbè. Vediamo nelle statistiche. Comincia con il Chievo, due presenze e zero gol. Poi con il Piacenza, 15 presenze e zero gol. Poi con l'Ascoli in B, ecco la stagione dell'anno del Gubbio, 34 presenze e 3 gol complessivi. In tutto, due presenze e zero gol col Chievo. Vabbè. Poi con la Regina, 32 presenze e 2 gol, 12 presenze con il Latina e 0 gol, poi con l'Avellino 16 presenze e 2 gol, mamma mia quanti anni in B. Il Como 15 presenze e 2 gol, poi con l'Avellino 2 anni, 11 presenze e 0 gol, 1 presenza e 0 gol, poi con la Reggiana 25 presenze e 2 gol, con l'Albino Lef 31 presenze e 4 gol, 34 presenze e 5 gol, totale Albino Lef 65 presenze e 9 gol, totale in tutto 226 presenze e 20 gol. Beh, direi che è un ottimo, ottimo giocatore, ottimo colpo. Quindi sono contentissimo così. Ottimo colpo per Gubbio, sperando di prendere qualche altro, di fare qualche altro colpo in prospettiva, magari anche amalgamare una squadra tra vecchi e giovani, per magari puntare a qualcosa di più, della salvezza risicata all'ultima giornata, perché davvero, gli ultimi campionati davvero. Mamma mia, davvero molto brutti, onestamente, parlando, però. E vabbè, questo l'abbiamo detto, 27 agosto 90, non c'è l'età, non capisco. E vabbè, questo è ufficiale. Oggi c'è stata anche la conferenza stampa del DS Petrachi. Diciamo che mi è piaciuto, però. Io ci avevo cauto perché dopo la scottatura della stagione scorsa, onestamente, non mi sento di fare chissà quali proclami, onestamente. Anche il precedente di essa aveva parlato di addirittura porteremo la Roma a fine campionato al Circo Massimo, portata la Roma a momenti al fallimento. Quindi ho abbastanza cauto, sì, è stata una bella conferenza, assolutamente sì. Belle parole, tutto. Però, cauti. Io sulla Roma purtroppo dopo questa stagione di tantissimi fallimenti, soltanto continua a essere coerente con quello che dico, quindi non soltanto positivo. Voglio vedere i fatti, cosa che vedo tantissime chiacchiere nell'ambito romanista, purtroppo pochi fatti. E ringrazio però i giocatori che però hanno accettato la causa. E anche l'allenatore, lo stesso DS, che hanno accettato la causa Roma, perché prendere la Roma in questo momento è davvero una scommessa, come ha detto anche sul fatto dei conti, che
era davvero difficile, infatti non ci ho mai creduto onestamente, perché lui vuole subito vincere, con la Roma non vinchi manco la Coppa del Nonno, onestamente. E non credo vinceremo niente anche la prossima stagione, perché continua a essere coerente con quello che dico. Poi magari, oh, io tifo la Roma, e se vince qualcosa sul primo risultato, questo è quel che penso prima della stagione, forse al netto della stagione negativa parlo così, ma non vedo positive, cose positive in questa Roma, sperando le fa. Dopo, soprattutto con tutte le cessioni che ancora ci saranno, mi sa, da quel che leggo, ma ne riparleremo quando è non ufficiali, perché tanto qui calciomercato cambia da un giorno all'altro. E ripeto, ottime parole, questo sicuramente, però andiamoci piano, perché già ci siamo scottati parecchio, porca troia, ci siamo scottati parecchio, quindi stiamo sul chi va là e vedremo un po' dei fai fatti, perché mentre il Gubbio fa una decina di colpi, la Roma ancora ne ha fatti due, non si sa come, onestamente, perdendo un grandissimo difensore che, anche se oggi DS gli ha dato una bella stoccata, perché gli ha detto in pratica che se infortunava sempre, quello era vero, perché ogni dolorino, ale, voglio gi via dal campo. E invece, da professionista, e da essere professionista fino alla fine, e da giocare magari anche col dolore, come spesso faceva anche il capitano Totti. E niente, questo è tutto. Questa è la notizia ufficiale di oggi. Sperando che ne arrivi qualcun altro, soprattutto sulla Roma, perché non bastano sicuramente i vari Diawara o Spinazzola per risollevare le sorti, onestamente. E niente, appuntamento alla prossima. Sempre forza Roma, sempre forza Gubbio.